Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Aeroporto di Catania, riaperture e ancora disagi. Il terminal A dell'aerostazione è parzialmente attivo. Restano però cancellazioni e dirottamenti di voli con le solite file di passeggeri. Vedremo in diretta qual è la situazione adesso. Con un videomessaggio diffuso in tarda mattinata, il sindaco di Catania Trantino torna a chiedere le dimissioni dei vertici della società che gestisce l'aeroporto e chiede scusa anche per i disagi subiti dai viaggiatori e per i danni causati alle attività economiche e al turismo. Immigrazione, emergenza continua, due barchini affondano nel canale di Sicilia, due morti e una trentina di dispersi, oltre 2.000 gli ospiti nell'hotspot. La Sicilia riscoperta attraverso i treni storici. Il progetto voluto dalla Fondazione delle Ferrovie dello Stato prevede itinerari turistici sulle vecchie linee ferrate siciliane. Cialma invita a riflettere su temi importanti come il femminismo. Un tuffo nella storia della musica leggera italiana. I ricchi e poveri infiammano Solarino nel Siracusano e richiamano i fan pronti a cantare e ballare in piazza. Catania chiude la seconda settimana di ritiro vincendo 7-0 nel test con il mister Bianco. Da domani scattano giorni importanti per il mercato in entrata. Ben ritrovati, Fontanarossa, dunque il giorno dopo l'annuncio di Schifani della riapertura dell'aeroporto. Fino a questa mattina in realtà molti voli sono stati dirottati o cancellati e le file dei viaggiatori erano sempre le stesse. Ma vediamo adesso come stanno le cose nel Terminal A, dove tutto è cominciato in diretta. Orazio Longo. Ciao Marco, buongiorno. Partiamo dalla notizia buona. Il Terminal A è attivo da ieri sera, dalla tarda serata di ieri, dopo un annuncio forse un po' frettoloso da parte del governo regionale. È arrivato l'annuncio alle 5:30 di apertura di questo scalo, ma in realtà alle 5:30 lo scalo era ancora chiuso, aperto in tarda serata, e ci sono stati diversi nervosismi tra i passeggeri che pensavano fosse aperto, eccetera eccetera. Insomma, alla fine sto Terminal A ha aperto. Lo vedete dietro di me, noi siamo dal terminal nella parte degli arrivi, vedete tanta gente dietro, tra chi arriva e chi deve anche partire, perché è funzionante anche il piano superiore dove ci sono le partenze, anche se sono tantissimi ancora i voli cancellati oppure dirottati in altri aeroporti. E nel terminal C la situazione è ancora abbastanza pesante, con file, perché anche lì ancora ci sono lunghe file per imbarcarsi, perché non è stato evidentemente chiuso il terminal C, ma lavorano entrambi, il terminal A e il terminal C. Vi faccio vedere qui attorno a me invece la situazione che riguarda ancora i rent-a-car e alcuni esercizi commerciali che sono chiusi, e con l'aiuto dell'operatore vi faccio vedere anche la zona che era stata presa dall'incendio, che come possiamo adesso vedere è completamente ingabbiata con materiale di modo tale che non si può varcare, diciamo, la soglia della parte bruciata. Va detto che gli aeroportuali lavorano con turni di 4 ore con delle mascherine, mentre le mascherine non sono necessarie per i passeggeri. Ma diciamo, ieri sera è iniziata la nuova avventura, la nuova alba potremmo dire, del terminal A, però con una piccola stecca. C'è stato, insomma, un volo dove sono stati persi i bagagli. Sentiamo una signora che ancora stamattina cerca i suoi bagagli. Noi siamo arrivati, un gruppo è arrivato ieri sera a mezzanotte da Roma a Fiumicino. Siamo atterrati fortunatamente qui al Terminal A, ma non avevamo i bagagli. Ieri sera al Terminal, al banco dove dovevano assisterci, non c'era assolutamente nessuno. Un finanziere che lavorava lì era di turno, ci ha dato un attimo ascolto, ha chiamato il responsabile che non è venuto, è venuto dopo un'ora, raccogliendo questi foglietti di carta volanti che ci hanno fatto compilare, benissimo, rassicurandoci sul fatto che stamattina avremmo risolto il problema. Niente di fatto. Siamo tornati qui stamattina, siamo qui dalle 10:30, nessuno ci dà conto, abbiamo contattato i carabinieri che ci hanno detto adesso vediamo, abbiamo la polizia, il personale della sicurezza, nulla, è venuta solo una signorina da questa parte dell'host and found dicendo adesso verrà qualcuno e vi risolverà il problema.
Va detto che qui ancora al terminal A l'odore, la puzza un po' di fumo, di bruciato è ancora presente. Ultima notizia per quanto riguarda i voli invece extra Schengen: non partono ancora dall'aeroporto di Catania ma dagli altri aeroporti, Trapani e Palermo in particolar modo. Partono e arrivano. Ti ridò la linea. Bene, grazie Orazio Longo in diretta dall'aeroporto. Intanto stamattina il sindaco di Catania Trentino ha voluto diffondere un video messaggio. Per essere credibili, dice tra l'altro, le istituzioni devono avere il coraggio di fare un passo indietro e chiedere scusa. Ecco Trentino. In questi 20 lunghissimi giorni dal momento dell'incendio, la città e parte della Sicilia orientale è stata messa in ginocchio. Affittacamere, albergatori, ristoratori e tutto un indotto di una città e un'isola che vivono prevalentemente di turismo hanno patito un duro contraccolpo. Le recensioni negative di migliaia di passeggeri frustrati non sappiamo quali riflessi avranno, ma certamente ci indurranno a compiere delle azioni mirate per riscattare l'immagine dell'isola. Ma la questione è anche un'altra. Per pretendere il rispetto dei doveri da parte dei cittadini, le istituzioni, per apparire credibili e ridurre le distanze tra chi decide e coloro per cui conto decide, devono assumersi le proprie responsabilità. E spesso, in un mondo di relazioni, per riavvicinarsi, per ricucire un rapporto, basta fare un passo indietro e sapere chiedere scusa. Credo di avere fatto tutto quello che rientrava nelle mie possibilità, suggerendo anche specifiche iniziative per alleviare i disagi dei passeggeri mai messe in atto. Io non penso di avere colpe, ma sono socio di chi ha la responsabilità di gestire l'aeroporto e so che chi è parte di qualcosa che non ha funzionato deve comunque avere l'umiltà di chiedere scusa, specie se non lo fanno altri. E abbiamo voluto sentire anche un esperto di aviazione civile, Luigi Crispino, che è stato tra l'altro gestore degli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria. Ascoltiamolo al microfono di Michele Cucuzza. Prima o poi dovremo tornare alla normalità. Quello che desta scalpore, secondo me, è che continuano a prenderci per i fondelli. Cioè tutto riprende, è ripreso, c'è la normalità, non è vero che c'è la normalità, sta migliorando, guai se non migliorasse. Se non migliorasse l'emergenza diventerebbe normalità. Quindi ci stanno continuando a mentire. Perché? Non lo so. Dovrebbero spiegarcelo. Quali interessi sottostanno a questo volere a tutti i costi dire siamo bravi, ci stringiamo a... Secondo lei? Non lo so, per me c'è l'affare grosso dell'appalto della aerostazione Morandi, ma soprattutto stanno a litigare tutti per chi deve privatizzare questi due aeroporti. Il sindaco Trentino, che è persona, come ho detto già prima, piena di dignità ed è persona per bene e onesta, ha fatto quello che un primo cittadino con onestà intellettuale deve fare, ha chiesto scusa, ma io pregherei il sindaco Trentino di operare questa rivoluzione dell'onestà e della competenza. Dobbiamo cambiare Catania, dobbiamo cambiare la Sicilia, non è possibile andare avanti così. Cambiamo argomento, parliamo di emergenza sbarchi, ancora naufragi e morte a Lampedusa. Due barchini affondano nel canale di Sicilia, due i morti, oltre 30 i dispersi, più di 2.000 i rifugiati. Nell'hotspot Angelo Gagliano. Due naufragi, due vittime accertate, il mare mosso non consente arrivi e partenze verso la terraferma, compreso il recupero di alcuni migranti rimasti bloccati sulla scogliera di Cala Ponente. Sono ore difficili a Lampedusa, alle prese con un'emergenza immigrazione senza fine. E mentre il mare, Forza 5, ferma i viaggi della Speranza dal Nord Africa ed in particolare dal porto tunisino di Sfax, nel canale di Sicilia si continua a morire. Sono due i naufragi nelle ultime 24 ore, con un bilancio provvisorio di due morti e numerosi dispersi. Anche se il conteggio dipende molto dalle dichiarazioni dei superstiti. Secondo alcune testimonianze mancherebbero all'appello una trentina di persone, ma su questo gli investigatori della squadra mobile, in stretto contatto con la guardia costiera, mantengono il massimo riservo. Di sicuro durante la notte al molo Favarolo sono state sbarcate due salme. Si tratta di un bambino di un anno e mezzo e di una giovane donna, entrambi ivoriani, che sono stati trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.
Intanto sono poco più di 2.400 gli ospiti all'hotspot di Contrada Imbiacola, dove sono giunti anche 57 naufraghi degli ultimi due naufragi nel canale di Sicilia. Per oggi non sono previsti trasferimenti, il mare in tempesta impedisce a traghetti di linea e dagli scafi di collegare le pelagie con la terraferma. Per lo stesso motivo, le motovedette della Guardia Costiera stanno aspettando il miglioramento delle condizioni meteo-marine per avvicinarsi all'insenatura, dove diversi migranti sono bloccati sulla scogliera di Calaponente. E ieri c'è stato un incendio molto vicino a Fontana Rossa. Le fiamme sono divampate nell'azienda National Fond, il capannone, dicono i vigili del fuoco intervenuti, non è rimasto coinvolto direttamente, ma i danni sono ingenti e da quantificare. Al lavoro tre squadre del comando provinciale di Catania, inviate dalla sede centrale, dal distaccamento sud e dal presidio di Paternò, oltre a diverse autobotti di supporto. Il rogo ha interessato materiale all'esterno del capannone della ditta, sprigionando colonne di fumo visibili a decine di chilometri di distanza. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata questa mattina alle 6.34 in Sicilia tra le province di Caltanissetta e di Palermo. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro tra Villalba nel Nisseno e Valle d'Olmo nel Palermitano. Non si segnalano danni a persone o cose. Una casa di riposo per anziani abusiva è stata scoperta e chiusa a Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri del NAS di Ragusa, la struttura ricettiva socioassistenziale è risultata completamente sprovvista di tutti i titoli autorizzativi. Il personale dell'ASP ha chiuso i locali cucina per le gravi carenze igienico-sanitarie, sequestrati 103 kg di alimenti vari risultati scaduti e destinati agli anziani. Le bellezze della Sicilia riscoperte attraverso i viaggi sui treni storici. La Fondazione delle Ferrovie dello Stato ha individuato alcuni percorsi turistici sulle vecchie linee ferrate siciliane insieme all'assessorato regionale al turismo. Francesco Triolo. Sui binari della Sicilia tornano i treni storici per riscoprire l'isola attraverso percorsi che coniugano cultura e tradizione. Si parte il 12 agosto e sino a dicembre sono 11 gli itinerari che l'assessorato regionale al turismo ha studiato insieme alla Fondazione FS, un ricco programma per ammirare i luoghi più belli e affascinanti dell'isola, da Siracusa ad Ibla, da Porto Empedocle a Moia Alcantara e poi Agrigento, l'Etna, la Messina Cefalù e la Messina Siracusa. C'è il treno del barocco e quello del cioccolato, il percorso che porta sino a dentro la Valle dei Templi o quello che porta alle ceramiche di Caltagirone in una suggestione unica, riscoprendo quelle vecchie tratte che conducono sino ad una Sicilia interna. Chi viene in Sicilia vede il centro storico di Palermo, vede la meraviglia di Taormina, nulla a togliere, ma c'è altro. C'è la Sicilia interna, c'è la Sicilia meno conosciuta, quella raggiunta dalle nostre piccole stazioni. Noi vogliamo portarli lì, i viaggiatori. Messina è la porta della Sicilia. Noi vogliamo arrivare in treno, potenziare la fase di traghettamento dal punto di vista turistico. Oltre a far vedere e vivere le bellezze del nostro territorio, perché sono treni che attraversano delle ferrovie, diciamo, proprio le più belle panoramiche che ci sono, ma noi raccontiamo la storia, le tradizioni della nostra isola. Il programma dei treni storici in Sicilia prevede 51 appuntamenti sulle più belle panoramiche linee ferroviarie dell'isola, itinerari alla scoperta di un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche, di sapori unici, immaginato per connettere alcuni dei centri urbani più importanti con luoghi custodi di panorami mozzafiato, sapori unici e storia millenaria come Cefalù, Modica, Ragusa, Tusa, Porto Empedocle, Giarre e Castelvetrano. A ciascun itinerario in treno storico sono associate visite ed escursioni curate dall'assessorato al turismo. Sull'onda del successo del film dedicato alla bambola più famosa del mondo scoppia la Barbie mania, dall'abbigliamento ai social, dai video virali ai meme, ma il film non è solo un ormai storico successo, è diventato anche un manifesto del girl power. Eva Spampinato. Barbie!
Barbie! Ciao Barbie! Ciao Barbie! Ma il live action di Greta Gerwig, per il quale si è utilizzata così tanta vernice rosa da provocare una carenza delle scorte mondiali, diventa un fenomeno che fa moda, ma che fa anche riflettere su molti temi, come la diversità, il rapporto mamma-figlia, l'accettazione di sé e dei propri difetti. Si parla di woman power, ma anche di patriarcato, e lo si fa grazie all'arma dell'ironia e dell'esagerazione. Il monologo dell'attrice America Ferrera è stato definito epico, oltre ad essere diventato virale. Devi essere magra ma non troppo, e non si può mai dire di voler essere magri, devi dire che vuoi essere sana. Devi essere bella ma non troppo da sedurre gli uomini e nemmeno da intimidire altre donne. Hi Barbie! Hi Ken! Così come sono diventati virali i video che riprendono la scena in cui Barbie saluta le altre Barbie e gli altri Ken. Hi Barbie! Hi Ken! Indossando capi o accessori rosa. I meme ironici, in cui si immagina Barbie nei panni delle donne moderne, scoppiano di like e condivisioni, come questo in cui Ken dice a Barbie: fidati, io sono diverso dagli altri uomini. Oppure la Barbie in mascherina, allergica alle persone, o il Ken: visualizzo ma non rispondo ai tuoi messaggi. Sale Pink Power con nuovi significati. Sì, Ken! Barbie e Ken! Oh! La pagina dei concerti adesso. I ricchi e poveri hanno portato una ventata di allegria a Solarino, nel Siracusano, piazza plebiscito stracolma di persone che hanno ballato al ritmo delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ascoltare la loro musica senza ballare è quasi impossibile. I ricchi e poveri hanno portato una ventata di allegria nella piazza centrale di Solarino, in provincia di Siracusa. Nonostante i disagi per arrivare in Sicilia, legati all'incendio all'aeroporto di Catania, Angelo e Angela ce l'hanno fatta. Sono saliti sul palco per cantare i loro più grandi successi. È meraviglioso cantare in Sicilia. Dopo 14 anni non vedevamo l'ora di ritornare. Noi torniamo ogni tanto in Sicilia. Solarino, mia bella cara Solarino. Di spirito e poveri di tasca. Franco Califano li definì così nel 1967. Fu lui a dare il nome al gruppo tra i più amati d'Italia, non solo. Un quartetto polifonico che di recente ha perso una delle sue colonne, Franco Gatti. I ricchi e poveri nella loro lunga carriera hanno attraversato alti e bassi, con unioni e divisioni, per poi fare una reunion nel 2020. La loro musica però non è mai tramontata. Per 12 volte al Festival di Sanremo nel 1985 la vittoria conquistata con Se mi innamoro. Quest'estate con il loro tour stanno girando l'Italia e la Sicilia non poteva mancare. E adesso ci fermiamo, fra poco lo sport, il calcio. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport, al calcio. Vittoria per il Catania nel primo test match della stagione. Amichevole non probante di certo con il mister Bianco, ma si è visto già qualcosa di ciò che chiede l'allenatore Tabiani. Intanto domani si apre una settimana che può essere importante per il mercato. Angelo Gagliano. La stesura dei calendari programmata per il pomeriggio di lunedì anticipa la stagione di Serie C che, ha detto il presidente Marani, comincerà il prossimo 3 settembre. Meno di un mese per arrivare pronti e ancor meno fino all'1 per chiudere le operazioni in entrata. Il Catania, che ha annunciato il portiere Livieri, ha giocato a Zafferana il primo test match contro il Mister Bianco 2011, squadra di eccellenza. Impegno ovviamente poco probante, ma tanta curiosità per vedere movimenti e qualche nuovo acquisto. È finita 7-0. Catania in vantaggio subito. Cross da destra, pallone che arriva a Rocca, uno dei volti nuovi, e rete dell'1-0. Poi diventa protagonista Sarao con 2 gol in 5 minuti. Prima di sinistro, con pallone che va a infilarsi alla sinistra del portiere, e poi il marchio di fabbrica, colpo di testa sul calcio d'angolo. Il gol più bello della giornata arriva da uno dei protagonisti più attesi. Chiricò fa già apprezzare le sue qualità con un sinistro a giro da 20 metri che vale la rete del 4-0. Il Catania fa girare palla da destra a sinistra e trova il 5-0
recupero con un altro nuovo acquisto, cioè Zammarin. Infine è il turno di Popovic, il classe 2003 di doppia nazionalità croata e australiana, fa vedere qualche dote. Azione personale e tiro di sinistro per il 6-0. E poi ancora di sinistro dal centro dell'area per il gol che ha chiuso l'amichevole. Comincia intanto un'altra settimana importante per il mercato, da chiudere almeno 4 colpi in entrata: attaccante, 2 difensori centrali e un esterno avanzato. Bene, tutto per questa edizione, la prossima alle ore 20. Grazie per averci seguito, una buona domenica.